Signori, signori, ciao, come microfono. Adesso glielo c'è. Cava dopo il telefonino. Damiano. Mario. Sì, devo ripetere. Sì. Avete registrato? Quello che ho detto e che ripeto da qualche ora è che sono soddisfatto per due motivi. Uno, perché Verona si è raccontata in un modo diverso in questa tornata elettorale ed è stata premiata una certa politica che piace a me, quella della proposta, quella della fiducia, di parlare di progetti, di parlare di giovani, di parlare di quello che si vuole fare senza denigrare, insultare o accusare altri candidati, e questo credo che sia il secondo messaggio che sono contento di aver contribuito a dare, perché credo che la politica, se non fa questi passaggi, rischia di perdere i pezzi per strada e l'affluenza alle urne sicuramente devono essere una spia che ci mette in guardia sul modo di fare politica. Adesso toccherà a noi amministrare questa città, abbiamo una grande responsabilità, perché non è solo il tema dell'amministrare, ma è anche quello di girare pagina. Quando si gira pagina non è mai facile, bisogna scrivere cose nuove e quando si scrivono cose nuove bisogna avere la forza di portarle avanti, perché ci saranno anni che sicuramente ci aspettano di grande impegno, di grande voglia di coinvolgere persone che già durante il percorso si sono aggregate, hanno voluto mettersi in gioco per Verona, come ho fatto io, come hanno fatto tanti altri, e la speranza è che tanti poi
si muovano, una delle bellissime definizioni che abbiamo sentito durante questa campagna elettorale è che la politica deve attivare la gente, quindi mi auguro che la nostra amministrazione riesca a farlo il prima possibile, e ringrazio veramente tutti quelli che si sono andati da fare, tutti quelli che hanno fatto un piccolo passo e che contribuiranno a farlo nel prossimo futuro per questa città, e un bocca al lupo a quanti si impegneranno attivamente nell'amministrazione. Un ringraziamento ai candidati sindaci che si sono messi in gioco per questa città e che comunque hanno contribuito ad attivare una discussione in città che forse mancava in termini propositivi da qualche anno, e questo spero, mi auguro che possa essere il segnale per portare sempre più persone alle urne e nel futuro, ma soprattutto a fare il loro piccolo pezzo di strada per questa città. Che tipo di Grazie. Progettazione si ha avuto? Adesso è stata lunga la campagna elettorale, che tipo di progettazione si aspetta si ha avuto? Ma sinceramente stasera sono concentrato a festeggiare, credo che tante persone più di me meritino questa serata, meritino di festeggiare, meritino di non andare a dormire, perché c'è un grande impegno dietro, c'è stato un grande impegno che non arriva da un mese, da sei mesi o da un anno, arriva da anni di impegno politico in città, di voglia di raccontare certi valori che siamo riusciti a far emergere in questa campagna elettorale, siamo riusciti a far emergere nel nostro progetto. La nostra attenzione è su questo e sono convinto che tanti progetti supereranno anche la barriera dell'opposizione e della maggioranza, perché credo che Verona, come abbiamo detto più volte, debba mettere al centro la propria città, il proprio futuro, le cittadine e i cittadini, e spesso invece ci si ferma alle appartenenze. Credo che questo sia un altro dei messaggi che è uscito da questa campagna elettorale, che ci ha premiato e che premia anche la voglia di fare politica, forse in un modo diverso. Ma abbiamo sempre detto, le priorità sono tante, ma sicuramente questa bandiera la dice lunga di qual è l'obiettivo a medio e lungo termine che dobbiamo avere, diventare una città europea non solo nei numeri ma anche nella nostra visione di futuro, e questo ovviamente passa attraverso anche atti amministrativi, scelte e organizzazione interna che deve essere pronta a giocare questa partita. Sì, l'abbiamo detto fin dall'inizio che l'attenzione su queste amministrative e soprattutto su Verona era massima a livello nazionale, non solo per la storia che si stava scrivendo, che si è scritta, ma soprattutto perché siamo a ridosso, comunque siamo alla vigilia di una tornata delle politiche nazionali, e però ho anche ribadito sempre, e credo che sia stata una delle chiavi del nostro successo, abbiamo sempre detto che il campo è quello di Verona, che i ragionamenti vanno fatti su Verona, che le discussioni nazionali non devono entrare, ma soprattutto che le scelte si sono fatte qui, le abbiamo fatte tra di noi, le abbiamo comunicate a Roma, e credo che sia stata una delle tante differenze che abbiamo messo in campo rispetto alle altre proposte politiche. Sicuramente quando anche gli altri candidati hanno iniziato a usare le nostre stesse parole, Europa, competenze, giovani, territorio, e quando ho visto che persone più navigate di campagne elettorali iniziavano a usare le nostre parole, ho capito che erano le parole che le persone, i cittadini e le cittadine volevano sentirsi dire. Grazie. Grazie.